Vabbè, che dire, come sapete, per me, chi mi conosce da anni mi segue, sa bene che per me il risultato è secondario, nel senso sì, è importante, per carità, insomma, soprattutto con queste partite in Champions, soprattutto per come si è messo il girone, è importante il risultato. Però secondo me è importante anche come lo raggiungi un determinato risultato. A mio avviso questa sera la Roma, ma proprio dall'inizio, ha fatto la partita con la consapevolezza di essere diventata una grande squadra e lo ha dimostrato perché tranne qualche giocatore che non si è dimostrato forse troppo all'altezza e mi riferisco a Bruno Perez che comunque nonostante le sue doti atletiche continua a fare degli errori in appoggio madornali perché noi abbiamo giocato facendo la partita e loro in ripartenza proprio da vera squadra italiana, insomma, il Chelsea. E mentre noi sembravamo una squadra spagnola, Eusebio ha messo in campo una squadra proprio votata al palleggio, con totale assenza ovviamente dei contropiedisti e lo ha fatto molto bene. E le occasioni, secondo me, si equivalgono, anzi, forse anche qualcosa in più da parte della Roma, che se Perotti, fosse anche un cecchino infallibile, secondo me la Roma potrebbe vincere qualsiasi competizione. Per quanta classe ha in campo Diego Perotti. E quindi ecco, secondo me la Roma veramente dimostra ancora di più, partita dopo partita, che sta crescendo e vedrete che questa prestazione in un campo difficile come quello del Chelsea, dove comunque una squadra, anche se possiamo dire in questo periodo leggermente in difficoltà, ma è pur sempre una squadra di Antonio Conte, una squadra che ha vinto il campionato e comunque il Chelsea, nonostante sia una squadra giovane come vittorie, ha un suo blasone se lo è costruito con i soldi di Abramovic, con le vittorie, per cui secondo me è un grandissimo risultato e Ed Dzeko si dimostra quel solito cecchino infallibile che è da un anno a questa parte. E purtroppo ecco, è l'unico a vedere la porta con questa continuità e per cui veramente ripeto come ogni video sto facendo che Dio o chi per lui esiste ce lo conservi a lungo perché intanto io sto ancora vedendo la partita perché è in corso praticamente sono gli ultimi minuti, mi sto anticipando il commento perché comunque ripeto non è un risultato che può alterare o meno il commento di una gara giocata, secondo me, in maniera magistrale dalla Roma. Se qualche occasione nel primo tempo è stata concessa al Chelsea, è esclusivamente per errori di appoggio dei singoli, perché comunque facendo questo possesso palla asfissianti, io poi vorrò vedere le varie statistiche del possesso palla, ma noi abbiamo fatto la partita e obiettivamente qualche volta è capitato che in appoggio si facessero errori stupidi e loro, ripeto, da vera squadra italiana, cinica e spietata, ne hanno approfittato. Poi il primo gol è stata un'invenzione di David Luiz che se ci riprova mille volte non ci riesce. E il secondo gol è una serie di rimpalli, Hazard si è trovato solo e ha battuto. Hazard è un fenomeno, ragazzi, lo ha dimostrato anche sul terzo gol. Peccato, peccato perché comunque si poteva fare un'impresa che qui a Roma ne avremmo parlato, le gesta di questi eroi che hanno fatto questa impresa a Stamford Bridge ne avremmo parlato per anni e anni. Però ecco, cerco di portarvi fino a fine gara col commento, in modo che così poi cerchiamo di pubblicare subito. Intanto ditemi quanti di voi, come hanno visto l'ingresso di Antonio Rudiger, non hanno pensato questo mo in qualche modo, non so in che modo, perché comunque i piedi storti ce li ha sempre avuti, magari ci purga. Sì, lo abbiamo pensato un po' tutti, però dobbiamo anche un po' scrollarci da questo pessimismo romanista per tutto ciò, soprattutto i tifosi di vecchia data come me, per tutto quello che abbiamo passato, ovviamente poi rivediamo sempre i fantasmi. Facciamo delle pagelline, diciamo, Alisson questa sera non impeccabile, anche se poi sul primo gol magari poteva fare poco, sul secondo anche ci è andato sul palo, però insomma, diciamo ecco, se avesse parato uno dei tre tiri probabilmente il voto sarebbe stato maggiore, io do un 5.
Bruno Perez fa un 5 scarso, cioè ci arriva proprio per la fiducia che nutro in lui ancora, nonostante comunque anche la scorsa stagione abbia fatto ride, però ritengo che sia un giocatore che può dare qualcosa e speriamo lo dimostri presto, perché poi a volte alterna cose molto buone, soprattutto nei movimenti, però a livello difensivo è veramente scarso, scarso. Kolarov, vabbè, io darei un 7 pieno, perché comunque è uno che si gestisce quando decide, si vede proprio la caratura diversa rispetto agli altri giocatori, si vede proprio il suo peso specifico, i suoi coglioni che mette in campo e sovrasta l'avversario. La coppia centrale non ha lesinato sbavature, purtroppo, in quelle ripartenze del Chelsea, spesso, diciamo, si sono fatti trovare impreparato. Intanto è entrato anche Stefan El Shaarawy, è una mossa che io avrei fatto prima, obiettivamente, ma perché comunque Gerson, che sì, si è ben comportato, però si vedeva che non poteva dare, non poteva, oddio, cazzo, si vedeva che non poteva incidere più di tanto in questa partita, per cui aveva provato magari un po' prima Stefan El Shaarawy. Centrocampo, secondo me, è una nota un po' dolente, nel senso che a me non mi sono piaciuti nessuno dei tre. Poi alla fine, nell'organizzazione generale, hanno fatto una partita sufficiente, però Nainggolan non è il Nainggolan che io conosco, Strootman non è nemmeno il lontano cugino di secondo grado di quello che conosco, e Gonalon ha alternato cose buone a cose proprio, cioè è un giocatore che va alla metà della velocità rispetto agli avversari, e per cui spesso compensa con la capacità di posizione, che poi è la stessa che contraddistingue anche Federico Fazio, giocatore molto lento che però sa dove stare in campo e quindi spesso gioca d'anticipo. Per quanto riguarda i tre attaccanti, do il voto pieno, l'8, il 9, il 10, il 12 a Edin Dzeko. Però ti è quel giocatore che ti incanta, ma che poi alla fine stringi, 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 gli manca, altrimenti sarebbe un campione, perché con i numeri che ha, se vedesse anche la porta sarebbe un campione, ma campione non è. E Gerson, una partita volenterosa, ma molto probabilmente non ha saputo interpretare quello che gli ha chiesto Eusebio, che presumo era quello di accentrarsi e provare o la conclusione o il passaggio in profondità. Gli è riuscito poco e niente, che poi è quello che ha fatto Perotti bene dall'altra parte, se non fosse, ripeto, che purtroppo il ragazzo la porta non la vede. E niente, siamo al 90esimo, il risultato è di 3-3. Adesso aspettiamo anche un altro pochino, metto un attimino in stop, vediamo se succede qualcos'altro, speriamo di no a questo punto, perché vedo che il Chelsea sta chiudendo in attacco, anzi qua ci sarà anche un'ammonizione probabilmente per Nainggolan, che ha fatto il suo solito intervento a tenaglia. No, non c'è l'ammonizione, ma c'è un pericoloso calcio di punizione. C'è Fabregas credo che sia Fabregas, che cazzo è questo, tutto involtato. No, quello involtato è coso. Fabregas è quello che sta battendo la punizione. Cerchiamo di non far cazzate, ragazzi. Io già vedo Rudiger che sgomita là. Cerchiamo veramente di non far cazzate, vi prego, ragazzi, vi prego. C'è il colpo di testa del bendato che però sfiora la traversa. Vediamo veramente di non rovinare una prestazione che io ritengo sontuosa, a prescindere insomma dal fatto che stavamo vincendo, ma è proprio il fatto che tu comunque stavi perdendo, perché 2-0 stavi perdendo, nonostante stavi giocando bene, e l'hai ribaltata sul 3-2. E questo, secondo me, è indice che stiamo diventando una grande squadra, che i giocatori credono nel lavoro di Eusebio Di Francesco, e che se la stampa e i tifosi non iniziano a rompere il cazzo, perché già ho sentito rumoreggiare dopo la partita contro il Napoli, ma ricordiamo che la partita contro il Napoli è stata giocata tutto sommato un tempo per parte, quindi alla pari. Per cui se non gli rompete il cazzo, vedrete che Eusebio Di Francesco porterà dei risultati, sta facendo crescere tutta la squadra, ma tutta la rosa. Anche il fatto che oggi ha fatto giocare Gerson non è stato come quando Spalletti lo buttò nella mischia e poi lo torse bruciandolo lì a Torino. Lui ci ha creduto, l'ha fatto giocare per 70 minuti, e
lo sta stimolando, lo fa entrare spesso in partita, e per cui tu praticamente ti ritrovi un valore aggiunto poi a fine anno. E così sta utilizzando anche tutti gli altri ragazzi della rosa. E a me questo piace molto, perché poi comunque non dobbiamo dimenticare che è un valore della rosa, è un valore un domani in sede di mercato, cioè tu non puoi deprezzare e far sparire i giocatori come ha fatto spesso e volentieri prima Garcia e poi Luciano Spalletti. Eusebio Di Francesco crede in tutti i giocatori della sua rosa e giustamente li utilizza. Mancano 1 minuto e mezzo al termine della partita, ripeto, forse abbiamo dato tutto, abbiamo veramente speso tutto quello che potevamo. Il Chelsea conclude in attacco e adesso stiamo veramente rischiando forse un po' troppo, però adesso c'è una ripartenza, praticamente non ti puoi affidare a Edin Dzeko per il contropiede, assolutamente. E con Edin Dzeko devi giocare in attacco, perché lui comunque ha dimostrato di essere un centravanti, cioè oggi ha dimostrato proprio di essere il vero centravanti, ha fatto 2 gol proprio da centravanti puro, che è stato quello che magari l'anno scorso forse gli sei imputato, uno che sa giocare molto bene con la palla, che sa anche uscire fuori, si diceva la classica seconda punta, però stasera ha dimostrato invece proprio di essere il vero cecchino, ragazzi. Il colpo di testa sulla punizione di Kolarov è stato proprio davvero, cioè, ma ricordate il bomber Pruzzo, per capisse come tipo di giocatore rapace che va a saltare sul primo palo, insomma. E dai, cazzo, fischia su, ormai attenzione, però c'è Edin Dzeko in avanti, forse concludiamo in attacco noi, Stefano El Shaarawy, mancano 8 secondi, vediamo se ti metti qualche cosa, dai, mettila a mezzo, ti prego, e abbiamo rischiato il gol, qui c'è stata un'occasione, attenzione, ancora Alessandro Florenzi, Pellegrini fischia, è finita, ragazzi, un ottimo risultato, una grande Roma, dai, è così.